Amici sportivi, bentrovati in visione e all'ascolto della gara tra Nero Stellati e Capistrello, match valido per la 27esima giornata del campionato di eccellenza abruzzese. Le due squadre hanno appena fatto il loro ingresso in campo. Teatro di questo incontro è lo stadio Francesco Pallozzi di Sulmona. Sta per effettuarsi il sorteggio per la scelta di campo e porta. A effettuarlo il direttore di gara. La terna arbitrale è composta dal direttore di gara Luca Di Monteodorisio della sezione arbitrale di Vasto, coadiuvato quest'oggi, sabato 22 febbraio, dai due collaboratori di linea Fabio Falcone e Manuel Giorgetti, anche loro appartenenti alla sezione arbitrale di Vasto. Dunque una terna arbitrale tutta vastese a dirigere questo incontro che si svolge in anticipo. Si svolge in anticipo di sabato. Nero Stellati oggi che chiedono ospitalità al campo sportivo di Sulmona, fresco di restyling. Manto sintetico inaugurato pochi giorni fa. Ed è la prima volta che in questo campionato i Nerostellati emigrano da Raiano, stando anche alla prolungata indisponibilità dello stadio Ezio Ricci di Prato La Peligna, inagibili le tribune. Stessa misura ha colpito in settimana l'impianto raianese e allora questo match è stato anticipato a sabato, perché anche con il benestare del Capistrello, perché il Sulmona disputerà la gara casalinga domani, quindi ci sarebbe stata una concomitanza e quindi la gara di eccellenza è stata anticipata a oggi. Diamo lettura delle due formazioni con i Nerostellati inizialmente in campo con Parente tra i pali e poi Toracchio, Schirone, Principe, Del Gizzi, Di Pierantonio, Pelino, Jacobucci, Pontarelli, Moscone e Mazzaferro. In panchina Ponce, Giallonardo, Palmerini, Palombizio, Canatè, Pelliccione, Di Ciccio e Tessicini, allenatore il signor Sergio Lorè. Attenzione ai Nerostellati! Protestano questo contatto in aria, ancora Pelino, Nero Stellati in avanti. Ancora la formazione di Lorè, cerca Varchi, pallone troppo lungo questo di Jacobucci per Pelino. Allora ne approfittiamo anche per leggere la formazione del Capistrello, schierato inizialmente con Di Girolamo in porta e poi Venditti, Alberto Di Girolamo, Deramo, Luca De Meis, Cicchinelli, Panecasio, Bisegna, Incoronato, Edoardo De Meis e Franchi. A disposizione ci sono Oddi, Di Francesco Antonio, Salvini, Camarà, Rozzi, Cipriani, Trombetta, Salvati e Federici, allenatore è il signor Antonio Torti. Effettuata la rimessa dal fondo, Pontarelli, ancora Pontarelli, prova la conclusione, murata da De Meis, da Luca De Meis. Ancora Nero Stellati, prova la rovesciata Moscone, non gli riesce. Fischio dell'arbitro a interrompere il gioco. In classifica il Capistrello occupa la quinta posizione a quota 39 punti. A centro classifica i Nero Stellati con 35 punti. In vetta c'è sempre il Castelnuovo Vomano a quota 64, che ha distaccato di 10 punti il Lanciano in seconda posizione a quota 54. Nella precedente giornata di campionato il Capistrello ha pareggiato in casa 0-0 contro il Penne, invece i Nerostellati hanno conquistato un importante successo esterno 2-0 sul campo dello Spoltore.
questo quanto accaduto riguardo le due squadre nel precedente turno di campionato, un campionato di eccellenza che giunge alla 27esima giornata, che si giocherà tra la giornata di oggi, sabato 22, e domani, domenica 23 ottobre. Come detto, gara in anticipo quest'oggi qui a Sulmona, dove si affrontano Nerostellati e Capistrello. Rimessa laterale in favore dei Nerostellati, a batterla è Toracchio. Pallone intercettato, poi è Pelino. Ancora Campanile. Pallone fuori. Rimessa laterale che effettua Toracchio. Del Gizzi. Ancora Del Gizzi, retropassaggio verso Parente. Rinvio lungo. Ancora poi un rinvio direttamente in fallo laterale. Ancora Principe all'indietro per Di Pietrantonio. Sventagliata di Di Pietrantonio intercettata. E adesso prova a ripartire il Capistrello. Pescato in posizione regolare Franchi, ma il suo sinistro termina abbondantemente a lato. Pallone che si perde lentamente a fondo campo. Avrebbero voluto la segnalazione di fuorigioco sia i difensori che i sostenitori di fede nerostellata. Anche la difesa pratolana avrebbe voluto la segnalazione di fuorigioco, non è stato dello stesso avviso il secondo assistente di linea, il signor Fabio Falcone della sezione arbitrale di Vasto. Terna arbitrale tutta vastese, ricordiamo, composta dal direttore di gara Luca Di Monteodorisio e poi dagli assistenti di linea Fabio Falcone e Manuel Giorgetti, tutti della sezione arbitrale di Vasto. Pallone che adesso ricade nella metà campo dei Nerostellati, duello tra Franchi e Toracchio. Toracchio subisce il fallo dall'attaccante Rovetano. Calcio di punizione in favore dei Nerostellati, a batterlo è Alessandro Del Gizzi. Lancio di Del Gizzi, Pontarelli di testa. È ben schierata la retroguardia del Capistrello. Ancora Principe intercetta il pallone, lo appoggia per Jacobucci, allarga ancora a destra per Pelino, cercava di passare Pelino ma viene fermato, allora riparte in contropiede il Capistrello ed è Pelino in scivolata a tornare su Di Girolamo e a mettere il pallone in fallo laterale. Rimessa con le maniche per il Capistrello, va a battere Venditti. E poi mette in calcio d'angolo di testa Di Pietrantonio in anticipo. Pallone in calcio d'angolo. A batterlo per il Capistrello sarà Bisegna. Il classe 89. Grande esperienza e grande tecnica per Bisegna. È lui dalla bandierina a battere questo calcio d'angolo dalla sinistra. Parte Bisegna, batte di sinistro, pallone in area, colpo di testa, pallone a Campanile, colpo di testa di Venditti, blocca prontamente Parente. Parente che domenica scorsa, in occasione della vittoria dei Nerostellati sul campo dello Spoltore, ha parato anche un calcio di rigore sul punteggio di 0-0, dunque uno dei principali protagonisti è stato sicuramente Parente in occasione della vittoria esterna dei Nerostellati in quel di Spoltore.
pallone direttamente in fallo laterale, Pelino a battere, lo scambio con Jacobucci, poi di prima sbaglia Pelino però il tocco verso Principe, devono risistemarsi i nerostellati, ancora un lancio fuori gioco, questa volta c'è ed è segnalato prontamente dal secondo assistente di linea Giorgetti di Vasto. Fuori gioco di Franchi. Rimessa dal fondo, anzi punizione direttamente in fallo laterale. Capistrello ha usufruito della rimessa laterale, pallone recuperato dai nerostellati, il lancio a cercare Moscone, regolare, Moscone viene strattonato e qui c'è tutto, il cartellino giallo. Cartellino giallo per il difensore rovetano Luca De Meis, se n'era praticamente andato Moscone, strattonato, messo a terra da dietro, strattonato per la maglia e allora... Calcio di punizione in favore dei nerostellati. Vediamo sul pallone Michele Schirone. A saltare dovrebbe andare anche Alessandro Del Gizzi. Diversi elementi dei nerostellati in area, mentre praticamente tutto all'interno della sua area di rigore, ad eccezione di De Meis, il capistrello. Anche De Meis entra in area. Vediamo tutto il capistrello a difendere la sua porta all'interno della sua area di rigore. Parte Schirone, pallone in porta, viene bloccato da Di Girolamo, nulla di fatto. Adesso il pallone è per Incoronato. Pontarelli in scivolata, si continua a giocare, è il capistrello adesso a manovrare. Pallone per Franchi, Toracchio, poi ancora Pontarelli viene anticipato, ancora Toracchio, Pontarelli di testa, ma ancora il capistrello a recuperare il pallone, poi Di Pierantonio di testa, batti e ribatti, il pallone torna a Incoronato, ma poi... Vediamo che Schirone va a terra e fallo commesso dall'attaccante del capistrello. Il gioco riprenderà con il calcio di punizione in favore dei nerostellati. A batterlo Alessandro Del Gizzi. Gara equilibrata in questo avvio. Abbiamo da pochi secondi superato il minuto 11 in questo primo tempo, sempre 0-0 tra nerostellati e capistrello. Adesso cerca di ripartire la formazione di Tonino Torti, attenzione, Bisegna, allarga e poi chiude molto bene Del Gizzi. Si propone Del Gizzi a sinistra, sale anche Schirone, verticalizza per Mazzaferro, attenzione poi il taglio, il passaggio filtrante di Mazzaferro, non ci arriva Moscone ma la difesa rovetana è costretta a rifugiarsi in fallo laterale, rimessa con le mani che va a battere Valerio Pelino, a segno domenica scorsa suo il primo gol dei nerostellati nella vittoriosa trasferta di Spoltore, raddoppio arrivato con Pontarelli, ancora Pelino cerca di andarsene, pallone in area, Pontarelli, fallo di Pontarelli sul suo diretto avversario, il difensore Venditti, contatto tra i due, calcio di punizione in favore del capistrello, si riprenderà con quello che sarà probabilmente un rilancio lungo da parte di Di Girolamo, l'estremo difensore del capistrello, classe 1983. Pallone lasciato sfilare in fallo laterale da Pelino. Rimessa laterale che va a battere Camillo Toracchio per i nerostellati, lunga, troppo lunga per Pontarelli. Preso in controtempo e allora il capistrello prova a ricostruire un'azione. Pallone poi
recuperato poi il pasticcio un po' del Gizzi. E attenzione Bisegna, poi a campanile, da dimenticare stavolta l'esecuzione di Incoronato. Buon per i nerostellati che avevano pasticciato in difesa con Del Gizzi, non era riuscito a far ripartire l'azione dopo aver recuperato il pallone, dopo averlo intercettato, e così il gioco riprenderà con la rimessa dal fondo che andrà ad effettuare il numero 1 dei nerostellati, Gianluca Parente, il portiere classe 1998. Dunque 15 anni di differenza tra l'esperto portiere del capistrello Di Girolamo, classe 1983, e il portiere dei nerostellati Gianluca Parente, classe 1998. 15 anni di differenza tra i due. Adesso il capistrello in azione con Venditti in orizzontale, servito d'Eramo. Ancora il capistrello, Bisegna. Manovra la formazione allenata da Antonio Torti, quindi Luca De Meis, si abbassa intanto anche Edoardo De Meis, il capitano, esperto capitano del capistrello, De Meis classe 1987. Adesso Mazzaferro scivolata, recupera molto bene il pallone, si rialza e poi non riesce a servire Pontarelli. Poteva far meglio stavolta Mazzaferro dopo aver ottimamente recuperato il pallone. Adesso prova l'apertura sulla sinistra il capistrello, pallone intercettato di testa da Valerio Pelino che ripiega in fase difensiva e chiude puntualmente mandando il pallone in fallo laterale, rimessa con le mani che va a battere il numero 3 del capistrello, Alberto Di Girolamo. Tocco con il braccio, non è sfuggito al direttore di gara, allora calcio di punizione assegnato ai nerostellati. Superati da 8 secondi i 15 minuti, sempre 0-0 tra nerostellati e capistrello. Pallone adesso che sfila a fondo campo. Vediamo, il gioco dovrebbe riprendere con un corner che dovrebbe battere Schierone per i nerostellati. Sì, è Schierone a incaricarsi di questo tiro dalla bandierina. Si accendono gli animi in area di rigore rovetana. Ancora gioco fermo. Entra in area anche il guardaline, qualche trattenuta di troppo all'interno dell'area di rigore rovetana. Si sono accesi gli animi dei giocatori in campo, mentre si prepara per battere questo calcio d'angolo Michele Schierone. Ammoniti il portiere del capistrello Di Girolamo e il capitano dei nerostellati Jacobucci. Calcio d'angolo per i nerostellati, in favore dei nerostellati, a battere è Schierone. Pallone in mezzo,
respinge con i pugni di Girolamo, Moscone, poi va giù Panecasio, toccato da Moscone, calcio di punizione assegnato al Capistrello a battere Di Girolamo, batte male il portiere rovetano, poi scivola Pelino, si rialza, recupera il pallone insieme a Jacobucci, ancora Moscone, poi quindi ancora Jacobucci, Mazzaferro cerca spazio e poi sbaglia il passaggio per Moscone, un po' macchinoso Mazzaferro in questa azione, aveva recuperato bene il pallone Mazzaferro, che ha bisogno di minutaggio per recuperare la miglior condizione, un giocatore questo che è stato fuori per diverso tempo sia lo scorso anno che in questo campionato, ha disputato poche partite e sicuramente necessita di una continuità di impiego per recuperare la migliore condizione Mazzaferro. Davide Mazzaferro, classe 1998, numero 11 dei Nerostellati. Rimessa dal fondo effettuata da Di Girolamo, ancora Mazzaferro, va a terra, attaccato irregolarmente alle spalle da Cicchinelli, il difensore centrale del Capistrello. Calcio di punizione in posizione di tre quarti di campo, alla battuta c'è Alessandro Del Gizzi per i Nerostellati. Schirone, pallone in mezzo a spazzare De Meis, quindi Edoardo De Meis, Luca De Meis adesso di testa, pallone per Panecasio, cerca di girarsi su di lui, la pressione di Schirone, poi il pallone rincorso da Bisegna che non riesce ad evitare la rimessa laterale in favore dei Nerostellati in prossimità del lato corto dell'area di rigore rovetana. Il movimento di Principe, Schirone attende altri compagni, si fa incontro Mazzaferro, poi il pallone per Pontarelli all'interno dell'area di rigore, conquista un calcio d'angolo Pontarelli, calcio d'angolo che per i Nerostellati va a battere ancora Schirone, stavolta dalla sinistra. 21 minuti nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra Nerostellati e Capistrello. Nerostellati adesso in attacco, calcio d'angolo dalla sinistra, batte Schirone, pallone in mezzo, colpo di testa di Pontarelli, fischio dell'arbitro, era andato a giù di Pierantonio ma ha ravvisato un fallo in attacco il direttore di gara, il signor Luca di Monteodorisio della sezione di Vasto. Calcio di punizione in favore del Capistrello. Pallone fuori, l'ultimo a toccare è stato Principe di testa, rimessa con le mani che andrà ad effettuare ora il Capistrello. Bisegna, ha toccato per Panecasio, interviene però Jacobucci, poi Principe perde questo pallone, cerca di recuperarlo, lo fa Del Gizzi, va a servire Moscone, Moscone per Pontarelli, Pontarelli resiste a una carica, Pontarelli poi prova la distanza proibitiva. Meno precipitoso poteva essere Pontarelli, che però si trovava lontano dalla porta. Ha cercato di provarci ma non è andata a buon fine la sua esecuzione. Pallone fuori, non si può neanche parlare di occasione, occasioni non ce ne sono state in questa prima metà del primo tempo. 22 minuti e mezzo dall'inizio della gara, nessuna occasione costruita finora dalle due squadre. Moscone, attenzione a Moscone, cerca la conclusione, poi cicca il pallone sul più bello, Moscone, sempre vivace il numero 10 dei Nerostellati. Di Pierantonio in anticipo di testa, ancora Edoardo De Meis, quindi Luca De Meis per il Capistrello. Lancio troppo lungo per Di Girolamo, rimessa laterale effettuata da Pelino,
a rimpallo, ma il pallone finisce ancora al capistrello, lancio lungo, poi viene sbilanciato Toracchio, attenzione, lascia proseguire il direttore di gara, protestano i nerostellati, Toracchio riesce a togliere il pallone, lo gioca per Pelino, quindi Pontarelli cerca di girarsi, interviene Jacobucci, pallone per Principe, quindi Schirone scivola, Mazzaferro, e stiamo vedendo diverse volte i giocatori scivolare, qualche problema di aderenza. Pallone ora in possesso di Mario Di Girolamo, il portiere del capistrello, rilancio lungo, pallone lasciato sfilare da Toracchio verso Parente, ancora Toracchio, quindi Pelino, Jacobucci, ancora un pallone lisciato tra virgolette. Pallone fuori, non è riuscito a tenerlo in campo Franchi, l'aitante numero 11 del capistrello. Rimessa con le mani che va a battere Camillo Toracchio per i nerostellati. Lo scambio con Pontarelli, ancora Toracchio, poi il pallone. Si continua a giocare, attenzione, si fermano i nerostellati, ma è stato molto ingenuo Toracchio. E poi per fortuna dei nerostellati, il pallone probabilmente non era uscito. Noi non siamo riusciti a vedere alla nostra postazione. Protestano i nerostellati che hanno corso un grandissimo rischio, ma qualunque sia la decisione dell'arbitro, è stato ingenuo Toracchio a fermarsi, lasciando spazio all'iniziativa del capistrello che ha praticamente cestinato un'occasionissima al 25° minuto. Mazzaferro combatte per recuperare questo pallone, Mazzaferro poi viene chiuso, pallone in fallo laterale, prima palla gol della partita dunque confezionata dal capistrello, non ne ha approfittato, ma i nerostellati hanno protestato in maniera vibrante con il primo assistente di linea. Pallone che secondo i Peligni era uscito dal campo, Principe in area di rigore, Principe, pallone per Mazzaferro, Mazzaferro, la conclusione, il gol di Mazzaferro, si sblocca il punteggio e i nerostellati allo scoccare esatto del 26esimo minuto, e l'abbraccio tra Mazzaferro e Corrado Lorè e col mister Lorè è significativo, lo avevamo detto prima. Mazzaferro è un giocatore che deve essere recuperato, ci vuole tempo, e Mazzaferro adesso ha ripagato al meglio la chance concessagli, e al minuto 26 si sblocca il punteggio, dunque i nerostellati passano in vantaggio sul capistrello, rete di Mazzaferro di sinistro. Principe ha difeso il pallone in area, lo ha tenuto, lo ha servito orizzontalmente, ci è arrivato Mazzaferro che l'ha messa dentro, pallone in gol dunque, e nerostellati in vantaggio sul capistrello. Pallone rimpallato di testa da Toracchio. Si combatte su questo pallone. Pontarelli lo recupera. Poi sbaglia proprio concettualmente, questo è un errore più che tecnico, concettuale, pallone impropriamente servito orizzontalmente, lo recupera il capistrello, devono limitare gli errori i nerostellati.
va giù Mazzaferro, poi il pallone allontanato direttamente in fallo laterale. C'è Edoardo De Meis. Quindi vediamo Franchi, ancora Franchi, tiene il pallone, serve Panecasio, cerca spazio Panecasio per il cross, pallone che attraversa l'area, retroguardia, un pochettino immobile stavolta quella dei Nerostellati, la girata alta di De Meis. Fallo commesso ancora dal capistrello nella propria metà campo. Crossi del Gizzi. Pallone recuperato da Edoardo De Meis. Poi Toracchio. Difende questo pallone Toracchio. Poi non riesce a spazzarlo. Il fallo su Toracchio, duro. Dolorante a terra Toracchio, toccato duro da Incoronato. E qui poteva starci il giallo. È per questo che si lamentano i giocatori nerostellati nei confronti del direttore di gara. Si rialza Toracchio, zoppica un po' Toracchio e quella è la botta presa. Calcio di punizione che batte Parente per i Nerostellati. Rilancio lungo di Parente. Pontarelli di testa per Mazzaferro, di tacco, servito Pontarelli, Pontarelli, Pontarelli e poi provvidenziale di Girolamo. Gran bello scambio tra Pontarelli e Mazzaferro. Calcio d'angolo. Schierone alla battuta, pallone in mezzo, libera Venditti per il capistrello, sale di tono il match, Principe difende bene il pallone e poi sbaglia nella cosa più semplice forse nel servire Schierone, pallone in fallo laterale. Nerostellati che hanno legittimato il vantaggio con l'occasionissima che però non è riuscito a capitalizzare Pontarelli, ottimamente servito con un colpo di tacco da Mazzaferro. Aveva pescato il suo compagno di reparto. Intelligentissimo Pelino in questa circostanza, ha fatto carambolare il pallone sul suo avversario, conquistando di fatto la rimessa laterale che è in favore dei Nerostellati, a batterla Camillo Toracchio. Di testa Pontarelli, quindi Moscone. Ancora una verticalizzazione, pallone in fallo laterale, non rischia Luca De Meis, scaglia il pallone in fallo laterale. Iacobucci per Pelino, poi sbaglia il tocco per Moscone. Diversi errori nella misura dei passaggi. Stiamo vedendo in questo primo tempo
primo tempo che giunge adesso al minuto 33. Punteggio che si è sbloccato allo scoccare del minuto 26 a portare in vantaggio i nerostellati, lo ripetiamo, è stato Davide Mazzaferro che ha realizzato il suo primo gol in campionato. Calcio di punizione ora in favore dei nerostellati, lo batte Del Gizzi, pallone per Pontarelli, il ponte di testa verso Mazzaferro, la chiusura della difesa rovetana, ancora Principe, recupera il pallone, poi però viene beffato da Bisegna, quindi prova l'apertura De Meis, un po' scoperti i nerostellati e poi ci pensa Toracchio a chiudere, a mandare il pallone direttamente in fallo laterale. Gara che si sta facendo piacevole con il trascorrere dei minuti. Capistrello adesso in possesso di palla, Edoardo De Meis in orizzontale, non riesce a servire nessuno della sua squadra. Pallone riconquistato da Mazzaferro, prova l'apertura, non gli riesce. Pallone che sarebbe dovuto essere per Moscone, ma è il Capistrello a recuperare. Vediamo come spesso Edoardo De Meis va ad abbassarsi per cominciare la manovra della formazione rovetana. Edoardo De Meis, capitano del Capistrello, capitano di lungo corso. Pallone in fallo laterale. Rimessa con le mani che andrà a battere Alessandro Del Gizzi per i nerostellati. Ancora il Capistrello con Di Girolamo, scivola Moscone e ancora Toracchio in anticipo su Incoronato. Ancora Principe. Non riesce a recuperare il pallone, continua l'iniziativa del Capistrello, Moscone mette in fallo laterale, a terra Venditti. Attenzione in area, la conclusione di poco alta di Franchi. Pericoloso il Capistrello. È stato Franchi a battere verso la porta nerostellata, corta respinta del pacchetto arretrato Peligno, poi Franchi ha spedito il pallone poco sopra la traversa. Nerostellati che devono essere sempre molto molto attenti come adesso. Deve essere un po' più reattiva la difesa nerostellata. Su un pallone difeso aveva cercato di approfittarne Incoronato, l'attaccante del Capistrello. Moscone, pallone per Mazzaferro, fermato Mazzaferro. E questi sono falli che però vanno sanzionati, andrebbero sanzionati dal direttore di gara. Mazzaferro che aveva sicuramente bruciato sul tempo Cicchinelli che senza pensare a nulla lo ha cinturato e lo ha messo giù. Calcio di punizione per i nerostellati sul punto di battuta Michele Schirone. C'è anche Del Gizzi,
Pronto con il destro, Alessandro Del Gizzi, e lui a partire, il destro di Del Gizzi, respinto alla barriera, Franchi allontana il pallone, tutti i giocatori all'interno della metà campo, Rovetana, Mazzaferro, adesso mister Lore invita i suoi a ridisporsi al meglio per non venire colti di sorpresa. Capistrello con Edoardo De Meis, ancora il capitano e poi il tocco di prima di Franchi, dove però non c'è nessuno, è arrivato il pallone che è andato in fallo laterale fuori dalla linea laterale, rimessa che verrà battuta da Valerio Pelino, anzi lascia a Camillo Toracchio. Osserva i propri compagni di squadra Toracchio, pallone poi prolungato di testa da Pelino, ancora la difesa rovetana, cerca di uscire, rinvio lungo, ma poi c'è Del Gizzi per Principe, ancora Principe, quindi Jacobucci all'indietro per Toracchio, attenzione pallone in area di rigore ospite, poi mette in calcio d'angolo Cicchinelli. Corner in favore dei nerostellati, calcio d'angolo dalla destra, ancora Michele Schirone alla battuta. Calcio d'angolo, pallone al centro, anticipato Jacobucci che era pronto a colpire di testa, poi Toracchio mette direttamente in fallo laterale, anche lui non se la sente di rischiare. Edoardo De Meis per il capistrello. Ancora De Meis, fermato da Principe. Pallone fuori. Alessandro Del Gizzi a battere questa rimessa con le mani. Fallo in attacco commesso da Pontarelli. Calcio di punizione assegnato al capistrello, quindi Moscone intercetta il pallone, Moscone poi non riesce a servire Pontarelli che è andato a terra, devono riorganizzarsi i nerostellati. Pallone recuperato ancora da Moscone e ancora cinturato Moscone, qui serve l'ammonizione e il direttore di gara sta sbagliando semplicemente, adesso va a richiamare Moscone, ma anche questo era un fallo meritevole di cartellino, se n'era andato Moscone. Quando un giocatore da dietro viene strattonato, viene e cinturato come è successo in precedenza a Mazzaferro, lì ci vuole il cartellino giallo e il direttore di gara sta sbagliando, è un metro di giudizio sbagliato, ci sentiamo di dirlo, anche per mantenere una gara che in mezzo al campo non sta facendo vedere dei battibecchi chissà di quale entità, anche per tenerla sotto controllo. Questo vale sia per i nerostellati ovviamente, sia per il capistrello. Colpo di testa di Pontarelli, alto il cross di Schirone al 42esimo esatto. Aveva cercato il bersaglio grosso colpendo di testa Pontarelli sul traversone dalla sinistra effettuato da Schirone. Ancora il capistrello cerca di riproporsi in avanti,
Alessandro Del Gizzi arriva su questo pallone anticipando, incoronato, il duello ancora tra i due, prosegue, poi Pannecasio, va a terra Pannecasio, tutto regolare anche per il guardaline oltre che per l'arbitro. Di testa Mazzaferro, pallone per Pontarelli, regolare la posizione di Moscone, Aspasio Moscone. Il duello lo perde con Di Girolamo. Ancora Principe, torna sul pallone. Quindi Pelino, traversone di Pelino, Mazzaferro, attenzione Mazzaferro, regolare stavolta l'intervento di Cicchinelli, è regolare. Resta a terra Mazzaferro, dolorante. Però ci è sembrato sul pallone l'intervento del difensore, anzi forse era il difensore Luca De Meis. Comunque uno e due centrali difensivi del Capistrello e a terra Mazzaferro, dolorante. Peccato per lui perché ha fatto gol, e Mazzaferro probabilmente è dolorante al ginocchio. Non sappiamo. Peccato per Mazzaferro, ovviamente l'auspicio è che non sia nulla di grave e che Mazzaferro possa riprendere a giocare. Si rialza adesso il numero 11, autore del gol che ha portato in vantaggio i nerostellati. Però lo avevamo detto, l'intervento del difensore del Capistrello è parso chiaramente sul pallone. È stato un contrasto di gioco, gli applausi del pubblico pratolano per Mazzaferro, che dunque dovrebbe rientrare subito in campo. Un minuto di recupero ci sarà in questo primo tempo. Pallone per Di Girolamo, lo rilancia Toracchio, viene anticipato da Franchi, però calcio di punizione assegnato ai nerostellati. Poi Franchi manda a quel paese il direttore di gara che lo ammonisce. Terzo ammonito nel Capistrello è il numero 11 Franchi, oltre a Luca De Meis e al portiere Di Girolamo. Un solo ammonito nei nerostellati, trattasi del capitano Rocco Jacobucci. Viene scavalcato Pelino. Pallone fuori. Siamo andati anche oltre il minuto 46. Poi abbiamo visto anche l'arbitro indicare 3. Probabilmente è questa l'indicazione dei minuti di recupero, perché siamo giunti già un minuto e mezzo oltre il 45esimo. Viene messo giù Toracchio, ancora intervento su di lui alle spalle. Ha difeso bene il pallone. Calcio di punizione in favore dei nerostellati. Scocca adesso il minuto 47 e fischia il direttore di gara, che dunque ha fatto svolgere 2 minuti di recupero. Finisce il primo tempo con le squadre che vanno all'intervallo. Nerostellati in vantaggio 1-0. A decidere in questo primo tempo il gol realizzato al minuto 26 da Davide Mazzaferro, che dunque consente ai nerostellati di tornare in vantaggio negli spogliatoi. Squadre che vanno al riposo e dunque l'appuntamento è per il secondo tempo, che inizierà tra pochi minuti.